Siamo dati Gesù e Maria. Una breve riflessione su questo Vangelo che ci fa comprendere qualcosa del cuore della Madonna che oggi stiamo particolarmente celebrando in questa messa, che è appunto una messa del cuore immacolato della Beata Vergine Maria, ed anche se nel primo sabato del mese, giorno particolarmente dedicato al suo cuore immacolato. È l'episodio dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù nel Tempio, che abbiamo prima accennato durante la meditazione, che ci fa comprendere appunto che la Madonna non si aspettava una cosa di questo genere, e certamente ha capito in un secondo momento cosa significava, perché quei tre giorni erano il prequel dei più drammatici tre giorni che sarebbero dovuti accadere alcuni anni dopo la passione e la morte di Gesù, quindi lo smarrimento e il dolore terribile che in questa circostanza la Madonna provò erano una anticipazione di quello che sarebbe successo in futuro. E qui la Madonna gli riesce il grido del cuore di una mamma: non è peccato chiedere al figlio, dice qui, mi potevi pure avvertire, insomma, no? E la risposta però di Gesù fa anche comprendere proprio, no, questo mistero molto bello. Cioè la Madonna dobbiamo immaginarla come creatura santissima, come era intima e familiare di Dio, però il Signore ha voluto che in certe cose condividesse, tante cose, la sorte di qualunque essere umano. Dobbiamo immaginare la vita della Madonna come una vita, come si dice, disincarnata, già tutta quanta in discesa, perché altrimenti sì, uno va a essere la tutta santa, no? E la Madonna ha compreso molto bene, San Giuseppe forse non comprese bene, ma la Madonna ha compreso immediatamente la risposta di Gesù, il senso di quelle che erano le parole del figlio, e qui c'è il suo segreto. Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore, cioè quando il Signore la metteva dinanzi a degli eventi e lei non conosceva prima, non aveva previsto, comprendeva molto bene, questo è esempio per tutti, che lì il Signore sta parlando. Sicuramente le cose che noi non comprendiamo all'inizio, ci sta parlando al cuore. E come si fa a capirlo? Bisogna serbare quelle cose nel cuore. Che significa serbare quelle cose nel cuore? Prenderle, accoglierle, farle nostre, ritornarci, ripensarci nella preghiera. Perché Gesù ha fatto questo, ma non, capite, andando a chiederlo come provocazione al Signore, no? Dice, perché fai così? Questo non bisogna farlo mai. Ma che cosa mi hai voluto dire attraverso questo episodio? È questo certo che la Madonna lo faceva in continuazione, e questo dobbiamo farlo tutti noi, sempre con umiltà, con calma, perché certamente qui era anche un modo in cui Gesù, capite, la Madonna è stato chiesto un sacrificio terrificante, cioè avere il figlio di Dio nel suo grembo e cresciuto, ma lei l'ha saputo da subito, quello non era per colpa per lei, capite? Quel canto, madre, vorrei questo figlio che tu hai, non era per te, cioè, ma capite, cioè, avere Gesù Cristo dentro casa e doverlo poi dovertene separare in continuazione, e poi dovendo separare realmente durante la vita pubblica e poi durante la passione, insomma, cioè, ragazzi, noi se ci proviamo, insomma, entrando un po' nel cuore della Madonna, cioè, mica cosa tanto facile, cioè, se uno si legge le vite dei santi, già quando un santo ha una grazia straordinaria, se il Signore gliela fa un adatto, non è che è tanto contento, insomma, c'è contento di averla ricevuta, ma se è un adatto, che era meglio averla ricevuta o non averla ricevuta? Questa è una bella domanda questa qui, perché capite, se noi non sappiamo quanto è bello il Signore, sì, non sappiamo quanto è bello il Signore, però soffriamo di meno. Adesso è il mese di novembre, no? Perché soffrono tanto le anime del purgatorio? Sì, ci sono anche delle pene temporali perché purificano i loro peccati, si soffre nel purgatorio, non è una sala d'aspetto, ma il dolore principale, che è proprio lo scarto che c'è tra loro e noi, è il fatto che ancora non vedono Dio. La Chiesa ha sempre insegnato che la cosiddetta pena del danno è immensamente più grande delle pene del senso, che comunque in purgatorio ci sono,
E per, cioè, voi state morendo di sofferenza adesso perché non vedete il Signore? Chi è che sta morendo? C'è la gente che ne porta assolutamente niente. La stragrande maggioranza degli esseri umani cambiano proprio, fanno vita. E come mai? Perché? Perché non si rendono conto di quello che si perde. Già quando una persona comincia ad avere un pochino di fede ordinaria, comune come la nostra, cioè, capite, stare con il Signore non è più un obbligo, ma diventa un'esigenza, anche a livello, come dire, di fede molto comune e ordinaria. Ma se tu nostro Signore l'avessi visto, ma tu capisci più niente, capite? Immagino di dire, Madonna, che ci ha vissuta per anni con Gesù e che fin da quando ha detto Fiat sapeva, adesso mi arriva la grossa, la grazia più grande, posso, e io questa immediatamente devo rinunciarci. È assolutamente veramente un eroismo che non possiamo comprendere, lo potremmo comprendere soltanto come viviamo, se il Signore mi fa qualche grazia particolare, che mi fa comprendere su quanto è bello stare intimamente con Lui. Ecco, però lei camminava in questo modo, quindi confrontando, accogliendo le parole di Dio, non soltanto quelle della Scrittura che le conosceva a memoria benissimo, ma quelle che il Signore andava dicendo nella sua vita. Cioè, quando una bella mattina San Giuseppe si sveglia, stavano probabilmente ancora a Betlemme, non lo sappiamo, dice, poi facciamo la valigia che bisogna partire in Egitto perché qui Erode vuole far fuori tutti i ragazzini sotto i 2 anni. Dice, insomma, questa è una bella botta, insomma, no? Quindi ha voglia a meditare, insomma, immaginate quante cose, no? O quante domande uno potrebbe farsi, ma cioè questo è il figlio di Dio, gli fa venire in verbo colone, Erode, abbiamo risolto il problema, volevo partire, andare in Egitto, cioè chissà dove andiamo, che non facciamo, perché se troviamo lavoro, troviamo casa, cioè, guardate che non dobbiamo immaginare una vita, insomma, no, dobbiamo partire? Benissimo, si parte e poi si capirà. Perché il Signore non ha fatto venire un coccolone a Erode e invece li ha fatti fuggire in Egitto? Guardate che ci sono molte buone ragioni, perché se no il Signore gli faceva venire un coccolone a Erode, non c'è niente di tutto quello che accade a caso, perché chi ha il controllo della situazione è sempre il Signore, anche quando accadono le cose negative. Ecco perché non si chiede a Dio, perché non puoi tu chiedere a Dio perché non fa venire un coccolone a Erode e mi fai sta a casa, perché questo se non te lo dice tu lo devi sapere, vai in Egitto, poi se Dio vuole capirai, se non capisci in questo mondo capisci in paradiso, capite? Questa è una grande grandezza della Madonna, è molto da meditare perché è vicina a noi, certamente non è la sua grandezza, ma è un esempio che si offre alla nostra contemplazione e alla nostra imitazione, una delle tante e sconfinate ricchezze del cuore addolorato e immacolato di Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.